Allora, preferiresti Bene, 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 bene. E quindi, allora, siamo qua. Allora, ho appena lanciato direttamente la diretta per questa trasmissione, questa rubrichina che ogni tanto propongo in forma un po' casuale, perché al momento non mi sono organizzato a livello di farla, diciamo, in maniera periodica, magari con degli appuntamenti, come sto magari svolgendo special program. Però ho intenzione, insieme anche a un altro amico, di curarla meglio questa rubrica e vedremo di svilupparla anche con degli aspetti carini che poi magari vi andrò a descrivere, illustrare un pochettino più avanti. Nel frattempo, niente, iniziamo direttamente la rubrica di oggi. Oggi sono rimasto un po' nel vago, cioè non sono stato lì a dirvi qual è il gioco fino all'ultimo, ma adesso il gioco ve lo dirò. Si parla di Guzzler, un gioco molto carino che io conobbi addirittura sul Commodore 16. Ed era quindi un gioco da labirinto molto 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 semplice come tipologia di gioco, ma molto entusiasmante sotto il punto di vista della logica di gioco. Tra l'altro lo giocai insieme a un grande amico, Andrea, e abbiamo fatto delle partite veramente allucinanti insieme. Giocavamo la sera, la mattina, erano tempi che avevamo finito la scuola, ma allo stesso tempo non stavamo neanche lavorando e quindi c'era tanto tempo di giocare. E proprio giocavamo per la piattaforma del Commodore 16, quindi lo conosco perché l'ho giocato in quegli anni per Commodore 16. Oggi cosa ho fatto? L'ho ripreso in mano e l'ho praticamente confrontato con tre piattaforme, quindi Commodore 16, Commodore 64 e Amstrad CPC, quindi lo stesso gioco, oggi lo vedremo in tre piattaforme diverse. Allora, vi do giusto una breve anteprima del gioco, nel senso che il nome del personaggio innanzitutto è Greedy Guzzler, no? O Guzzler, Guzzler o Guzzler, diciamo Guzzler. E il compito è quello di, diciamo, di spostarsi in questi labirinti che poi vedremo, con una vista naturalmente classica del labirinto, quindi una vista dall'alto, in cui praticamente il nostro personaggio dovrà andare ad aprire delle celle, delle mini celle che sono chiuse con delle chiavi. Queste chiavi ovviamente le troverai sparse durante il gioco e diciamo nel labirinto, e tu con quella chiave potrai aprire ogni mini cella, quindi una chiave apre una mini cella. Ogni livello ha un tipo di frutta diversa, quindi si inizia per dire, che ne so, con le ciliegie o con le fragole, tu e quindi ogni cella contiene quel tipo di frutta. Finito il livello, andrai in un livello nuovo, quindi con degli schemi naturalmente diversi, cambiati, modificati, con della frutta diversa. La cosa molto carina è che al bordo, quindi diciamo del quadrato del labirinto, quindi al bordo, quindi nella parte esterna del labirinto, c'è questo personaggio che si chiama Dennis. Lui, questo personaggio, praticamente continua all'infinito a girare, no? In senso antiorario. E tu cosa devi fare praticamente? Quando tu vai direttamente a mangiare in ogni singola cella questa frutta, ti accorgi che sei diventato più ciccione, più grasso. E se sei diventato più grasso, naturalmente non riesci più a passare in certe vie, in certi cunicoli, no? Nel labirinto. Allora cosa devi fare? Devi ritornare magro per poterti permettere di ripassare ovunque. Per fare quello ti devi spostare verso l'esterno del labirinto, in un qualunque punto dei quattro lati, e aspettare che lui in questo giro vada direttamente a toccarti e quindi di conseguenza a ritrasformarti in parte magra. Ovviamente se lo vai a ritoccare quando sta girando e sei già magro, perdi, perché quindi lui praticamente lo puoi solo, in quel caso, ti puoi solo far dimagrire all'esigenza. La cosa molto bella è che nel gioco naturalmente ci saranno anche dei nemici che cercheranno assolutamente di eliminarti e tu ti potrai difendere solo con delle bombe. Naturalmente il gioco prevede che le bombe sono limitate, pertanto devi usarle bene, solo all'occorrenza, e devi stare anche attento che quando inneschi la bomba devi anche scappare, in modo tale che il nemico, in quel momento che ti sta davanti, possa
esplodere. In realtà non è che si esplode e si frantuma, resta bloccato per un lasso di tempo, in modo tale che tu hai tempo di poter scappare. Questa è un po', diciamo, la presentazione del gioco. Saluto gli amici che sono in questo momento in linea, vedo Abramo Pettina, Alessandro Mattana che mi saluta, un caro saluto anche da parte mia. Allora, andiamo un po' qua nello scenario del bello OBS e andiamo direttamente, allora cambio un po' la questione, cambiamo scenario, andiamo nella schermatina dove naturalmente vedete adesso la fotografia della Console Wars, cioè della sfida di questo gioco su tre macchine differenti. Allora, provvedo subito iniziamo dalla macchina un pochettino più vecchia, quindi iniziamo dal Commodore 16, così vedete un attimino com'è la grafica per Commodore 16. Io l'ho conosciuto per Commodore 16, quindi non l'ho mai conosciuto né per Commodore 64 e né tantomeno per Amstrad. Vabbè, l'Amstrad non ce l'ho mai avuta, dico la verità. Ho avuto il 16 e il 64, proprio il 64 non lo avevo, quindi l'ho conosciuto solo per Commodore 16. Allora, andiamo qua a togliere direttamente la schermatina, vediamo sotto anche una parte grafica carina, e andiamo a inserire la schermata del Commodore 16. Ovviamente per risparmiare i tempi ho messo già il precaricamento del gioco, quindi il gioco è già caricato e quindi compare già a video. Da notare una cosina, che la versione che adesso andrò a lanciare del Commodore 16 purtroppo ha un particolare, che non ha la musica, se non solo gli effetti sonori. Vedo anche Natale, ciao Natale, compagno di avventura di tanti giochi. Allora, e quindi adesso andremo a vedere come gira direttamente per Commodore 16 e vediamo anche il gioco. Allora, andiamo qua, apriamo, perché io mi devo aprire anche la finestrella per il 16. Allora, ecco qua, benissimo. Allora, mi metto le cuffie, così anch'io posso sentire anche l'audio, e lanciamo la partitina. Allora, vai. Quindi lancio la partita, vedete, parte il gioco, non si sente nulla. Il fatto che non senta nulla non è un errore, è proprio la particolarità del Commodore 16 che non aveva purtroppo l'audio. Vedete? Lui poi prende la chiave e lì ci sono cascato dentro. L'unica cosa che devo fare io è, una volta che innesto la bomba, scappa, avviarmi. E questo è un altro particolare: quando sono magro devo stare attento, perché l'amico nemico che gironzola qua, in realtà lui mi deve aiutare quando sono grasso. Ancora sono magro, vado a prendere la chiave, vado a mangiare, divento ciccione. Quando divento ciccione, come vedete in certe porte, adesso qua non posso scendere, pertanto devo aspettare che passi lui e mi faccia diventare magrolino. Sono ritornato magro e posso passare. A quel punto devo trovare un modo per andare lì e prendere le chiavi. Per 16 c'è da notare, e poi dopo ve lo spiegherò, che diciamo la velocità del personaggio è molto veloce, cosa che invece ho notato che nelle altre console se la prende un pochettino più con calma. Vedete, adesso non ce l'ho fatta. Qua avrei dovuto innestare la bomba, aspettare, perché lì ero grasso e non potevo passare, e quindi una volta che lui esplodeva potevo praticamente passargli sopra, e in questo caso non morivo, perché io non posso distruggere i nemici se non rallentarli. Prendo tutto. La particolarità molto carogna del Commodore 16 è che quando perdo mi fa rifare la partita direttamente da capo, quindi mi brucia il progresso del gioco. E quello è lo stesso un grosso handicap che purtroppo ho notato nel Commodore 16. Infatti dopo vedremo che per 64 è un po' diverso. Cioè, guardate quanto è veloce, mannaggia. Perché poi sono veloci anche loro, eh. Non è che loro non siano veloci. Loro sono velocissimi. Allora vado qua, mangio. Nel frattempo arriva lui. Vedete? E in questo caso ho possibilità di fuggire, altrimenti un casino. Però sono grasso e non passo dovunque. Ritorno magro. Ora cosa devo fare? Andare a recuperare la chiave. Vediamo se ce la fo. Allora,
Andiamo veloce, veloce, veloce. Vai, 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 vai. Prendo. Prendo. Vabbè, dai, posso anche. No, in realtà devo finire quest'aria. Mannaggia, questa non se ne va, mi ha mangiato lì sul momento magico. Niente, game over, non ce l'ho fatta, ragazzi. Però abbiamo visto come è veloce, cioè vi siete accorti della velocità. Non è semplice, poi soprattutto perché quando perdi devi ritornare da capo. E quello, vi dico la verità, ci abbiamo lottato molto. Da ragazzino forse siamo arrivati al terzo livello, perché comunque tirava tre vite contate, quindi non era assolutamente semplice. Ora, vediamo. Vediamo di provare il Commodore 64, cioè la versione per C64. Allora, togliamo direttamente la schermatina del Commodore 16 e mettiamo la schermata del Commodore 64. Eccola qua. Quindi, schermata del Commodore 64, bella bella. Prendiamo direttamente la schermata del... Allora, no, questa qua la devo togliere. Apro qua. Ragazzi, qua c'è tutto un giro di schermate che è incredibile. Allora, eccomi. Allora, metto l'audio. Adesso sentirete l'audio. Allora, ecco, vedete già il fatto che per 64 è già la musichettina, insomma. Allora, lanciamo l'F1. Qua c'è qualche comando per aggiustare alcune cosine, selezionare direttamente i tasti, eccetera. Allora, partiamo direttamente con F1. Allora, questa è la versione 64. Vedete quanto è un pochettino più lento sia il personaggio che anche i nemici. Guardate quanto sono lentini, non sono veloci, eh. Io quindi posso prendere la chiave, posso mangiare. È un po' più affaticato, è più un dopo cena questo, è un po' così. Qua gli metto la bomba, ragazzi, però non posso fare altro. Purtroppo è a tempo, vabbè. Mi sono perso il giro magico, vedete, ero grasso, lì non potevo camminare, quindi di conseguenza mi ha fregato. Allora, ritorniamo. Allora, qua, ah no, niente, qua la chiave l'ho persa, quindi sono costretto ad andare a recuperare una di quelle due. Vediamo se riusciamo. Allora, ho preso. Vabbè, apriamo questa che è più. Qua sono grasso, mannaggia, se no passavo lì. Dai, vediamo, adesso mi faccio dimagrire. Ecco, sono dimagrito. Vedete, ha fatto anche un po' un effetto particolare. Qua c'è la musichina di intrattenimento che non è male. Dopo un po' però ti snerva, ma diciamo che ci sta. Ci sta. Sì, infatti, bravo Natale, è più fluido, è vero. Eh sì, certo. Siamo in presenza di sprite, giusto? Allora, mangiamo anche qua. Ritorno grasso. Dai, vediamo se riesco a me alla fine il livello, così vi faccio vedere magari l'altro livello superiore. Ritorno magro. Allora, mangiamo ancora. Divento grasso, divento magro. Prendo la chiave. Vedete qua come vi danno più tregua i nemici? Cavolo, per Commodore 16, ragazzi, è difficile, non è semplice. Io infatti quando poi lo provai da adulto per 64 ho detto cavolo, ma è molto più giocabile, cioè anche a livello di fluidità, di come si muove direttamente il personaggio. Qua l'unico posto per arrivare dall'altra parte è questo, quindi se riesco un po' a... Ecco, mi sa che adesso mi hanno lasciato solo, eh no, quello sta subito ritornando, vabbè. Ce la faccio, dai. Oh, ho parlato male, non ho tenuto conto di lui, mi sono distratto. Vediamo un po'. Però vedete che almeno non ritorna da capo la schermata, mi permette di chiuderlo. Ragazzi, ho la chiave, devo solo finire. Perfetto. Lo stacchettino. E va al secondo livello.
La bellezza di questo gioco è che ti mette un altro tipo di frutta diverso, cambia un po' gli schemi. È un gioco semplice naturalmente, non ha niente di così particolare, però nel suo piccolo offre... diciamo che offre delle possibilità di gioco abbastanza allettanti, nel senso che ti mette in condizione di divertirti, perché hai un pochettino più di tempo di gioco. Vediamo un po'. Invece per Commodore 16 sei teso perché non riesci a... E poi sì, devo dire che anche la parte di movimento purtroppo è un pochettino più condizionata nel 16, un po' quasi scattosa, per quanto è veloce, però è scattosa, un po' scordinata. Qua invece devo dire che è abbastanza fluido. Ci avete come nemici praticamente non sono tranquilli per la loro strada. Questo poteva entrare, invece no, non hanno neanche l'intelligenza artificiale di di vedermi. Vedete? Io prendo, mangio con grande tranquillità. Per il Commodore 16 c'era una particolarità, che le chiavi dopo un po' si danneggiavano. Non lo so perché. Tu trovavi la chiave spezzata, che naturalmente non poteva essere utilizzata per aprire le porte. Quindi praticamente ti stavi compromettendo la partita. Perché poi non è che te ne creava altre chiavi. Rimaneva quella... Ah, me lo son perso. Rimaneva quella praticamente spezzata e tu non potevi fare niente. Anche quello è un brutto handicap di giochi di questo genere, perché mi fa un gioco a labirinto, no? Cioè, mettimi in condizioni, perché sai comunque che poi alla fine è già difficile di suo. E poi ragazzi, in quegli anni non c'erano le vite infinite, non è che potevi arrangiare. Vabbè, dammi il tè. Ce l'ho fatta. Non sono morto. Mannaggia, sono morto dopo. Non so come ho fatto a salvarmi lì. Vabbè. Poi guardate quante vite mi dà, ragazzi, credo che forse me ne dà 5 in questo per 64, quindi sto anche resistendo. Dai, forse vediamo anche il terzo, dai che forse ce la facciamo. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Fino adesso vediamo anche il terzo, non duro, perché è difficile, ma però vedete, già al terzo livello senza dover fare 50.000 partite. Guarda, vi garantisco, provate la versione del Commodore 16 che vi fa incazzare. Se vi piace incazzarvi, quella per C16, per quanto io ami il C16, attenzione, è una delle mie macchine preferite, proprio, non lo so, la vedo in difesa. Allora, infatti mi ricordo questo, me l'avevo preso in cassetta proprio per... non passavo. Ma l'ho proprio preso in cassetta per C16, ce l'ho proprio originale in cassetta. Per quanto io lo giocai trovandolo in una rivista. L'ho trovato in una rivista, credo... Non so se era Go Games, credo, Era proprio Go Games, credo. Perché Go Games aveva la particolarità che aveva un lato 64, l'altro lato C16. Allora, questo è l'ultimo... Perché? Ah, ero magro, non mi era accorto, pensavo di essere grasso. Vabbè, vedete, parlare e giocare insieme è un po' un casino. Comunque, game over, va bene. Ho durato, vedete, quindi bene o male. Anzi, guardate, 6 minuti e 58 secondi. Quindi è stata una partita. Ok, allora, abbassiamo l'audio. Abbassiamo un attimino questa versione per C64, che l'andiamo un attimino a disattivare. E andiamo ad attivare la versione per Amstrad. L'avete sotto, la versione per Amstrad. Allora, prima versione per Amstrad. Regoliamo anche l'audio, che credo che l'avessi abbassato perché aveva già un audio di suo. Esatto. Ok, quindi ho messo l'audio. E proviamo direttamente insieme una partitina per Amstrad. Allora, ecco qua. Nel frattempo qua scendo. Allora ragazzi, questo è per Amstrad. Già mi direte un'altra cosa. È certo che un'altra cosa. Infatti siamo andati via via migliorando. Dal Commodore 16 al 64 e poi questa bella versione per Amstrad.
Vetta anche per Amstrad, per quante migliora la grafica, senza dubbio, però una cosa, un particolare che subito notate, ve ne accorgete subito, è il fatto che anche questo è più lento, cioè gli omini, gli avversari, come il tuo giocatore, come l'amichetto lì in esterna che ti aiuta a dimagrire, cavolo, ti danno il tempo di spostarti e di ragionare. Per C16 vi posso dire che non c'è ragionamento, perché non fai in tempo a muoverti, che perdi subito. E questi però sembra che mi vedano, e magari sono un pochettino più intelligenti rispetto a quelli del 64. Ma mi sa che adesso qua mi lasciano giocare in pace. Ah no, che sono grasso. Aspetta, ce l'ho fatta. Allora, perché poi deve andare a recuperare lui. Lo so, Natale, non lo conoscono molti questo gioco, Invece è molto carino. Sarà appunto perché la componente grafica è abbastanza accattivante, è bellino. Lì ho sbagliato, no? Ho perso il giro. Devo aspettare il prossimo giro, perché qua non posso andare da nessuna parte. No, posso andare qua, guardate. Lo aspetto qua, tipo il tram. Aspetto che passi, vediamo un attimino. Eccolo qua, è passato. Prendiamo la chiave. Ecco, vedete, adesso è comparso quell'omino con la G, che tra l'altro esiste sia per Commodore 64. Non so se esiste nella versione del C16, ho sbagliato. La versione del C16, però quell'omino che vedete, che dà una lettera, la G come Guzzler. Se prendi tutte le lettere che ti dà lui, quindi riesci a recuperarlo, ti permette di avere dei bonus e quindi anche di avere una vita in omaggio. Quindi sono quelle delle sciccherie che offrono questi tipi di giochi. Vedete, dopo un po' aumenta anche un po' di velocità. Vedete che adesso gli omini sono un pochettino più rapidi. I nemici. Dai, mangiamo. Non entrava lì, lo sapete. Proviamo a prendere questa chiave. Vedete, ecco perché non entrava. Questa chiave praticamente è diventata trasparente. Questa è una particolarità che mi faceva anche nel Commodore 16. Non lo so il motivo. Presumo che ci sia una sorta di difficoltà dove lui praticamente ritiene. A parte che adesso devo anche diventare magro. Aspetta, no, forse non me la faceva prendere perché... Ah, no, bugia, ha detto una fesseria. No, non me la faceva prendere perché ero grasso. Pensavo che... Perché per C16 c'era la particolarità della chiave che si rompeva. Qua invece era il fatto che ero grasso, quindi no. Correggo quello che ho detto. Qua non ho provato a sparare qualche bombina. Dai, scappa. Non saliva. Ogni tanto sì. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Vediamo se riusciamo qua. Qua sono tante. Ma la bomba c'è? Vediamo un po'. Lì che c'è. Guardate quante più carine anche a livello grafico. Vabbè, dai, l'Amstrad è un'altra musica, ragazzi. Non è che... è un'altra musica. Allora, in realtà va su, solo che devi posizionarlo proprio perfettamente in linea per salire, altrimenti neanche si muove. Ora finisco e finiamo il livello. Allora, vediamo qua per Amstrad com'è il secondo livello, che sono curioso. Mi è arrivato, per Amstrad non ci ho mai giocato, quindi lo sto provando con voi praticamente. Mangiamo. È molto bello, è particolare. Guardate anche i personaggi come sono curati. Vedete, magari, certo, se siete appassionati di giocare con una bellezza grafica, questa versione per Amstrad è la migliore. Però la versione del 64 si difende bene. Quella del C16 è per amanti del genere hard, del genere difficile, dei livelli alti, perché vi posso garantire che sono livelli alti. Giocare col C16 è un casotto. Dai, finiamoci la partita, che sono curioso anche di vedere se anche qua riesco ad andare un po' avanti.
Questa cos'è, una sorta, cos'è? Non lo so che frutto è, sembra una, boh, una mela, cos'è? No, vabbè, ho sbagliato. Ah, c'è l'ultima vita, dai, dovrei fare qualcosina qua, mangiamo, prendiamo la chiave, dopo che dimagrisco. Bella roba. Ecco qua, presa la chiave, entriamo qua. Non ci passo, niente. Devo aspettare. Mannaggia. Però se non passa qua, se non passa qua mi scade, eh. Ah, ok, meno male. Meno male che ha fatto dietro fronte, perché se veniva da me mi fregava la grande. Allora, ragazzi, qua è, non è facile, eh. Non è facile. Ah, questo dovrei riuscire a farcela, dai. Ah, c'è anche l'omino bonus con la lettera. Qua non ci passo, mannaggia. Vedete, anche quello impedisce molto, eh. Quanto mi è andata bene qua. Allora, vediamo un po'. Prendiamo la chiave. Dai, dai, che vedo il terzo livello. Sono curioso. Vediamo e mangiamo, dai. Vita non me ne dà, non credo. No, non me ne ha dato. Qua sono fragoline, no? Qua sono fragoline. Allora, qua mangiamo. Divento grasso. E lui mi fa diventare magro. Riprendo la chiave. Qui prendiamo le fragole. Mannaggia. E io ho temuto, eh. Poi invece ha sterzato. Allora, vedete, le bombe sono sulla parte destra. E indica che ne ho tre addirittura. Allora, prendiamo l'altra chiave. È bella perché è molto colorato, è carino, è divertente. Vi consiglio, chi non lo ha, di reperirlo, perché poi, ragazzi, se vi serve qualche titolo, qualche gioco, me lo dite, mi scrivete, non c'è problema. Allora, vediamo un po', prendiamo la chiave. Ancora sono magro, tu mi freghi. Ah, ma a te ti posso mangiare? Sì, che ti ho mangiato, sono entrato la U. No, la chiave l'ho già presa. Ma se non mi frega più. Cavolo, stanno diventando più veloci, vedete come passa il tempo. No, ora ho la chiave, devo solo mangiare. Quindi scendo qua e mangio. No, allora perché non me l'ha data? No, questa non l'ho capita. Allora, sono grasso. Ah, sì, devo dimagrire, mannaggia. Cioè, guardatemi in carto, cioè non distingo molto il fatto della che sia magro o grasso. Me ne accorgo solo quando mi ritrovo poi a non passare direttamente nel, e mi blocca. Allora, vediamo. Oh, ora è magro. Essendo magro, può andare, si mangia la chiave. Mannaggia questo. Allora, si mangia la chiave. E poi va direttamente a cercare l'ingresso. Mangiamo le fragole. Sono diventato grasso, devo ridimagrire. Dai, vieni, vieni, vieni. Dai, dai, che siamo bravi. No, mannaggia. E ora ho avuto paura, era spedito quello, anche perché adesso sono più veloci. Mannaggia questo, aiuto, dai, 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 corri, 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 eccolo qua, dai, ennesimo livello conquistato, sentano bravo. Però qua duri, ragazzi, almeno qua vi divertite, qua durate, con la versione Amstrad duri. Addirittura ho trovato una versione per Amstrad dello stesso gioco che ti... Ah no, bugia, è la stessa, è questa, che ti dà la possibilità di scegliere vite infinite, quindi magari chi si vuole divertire a finirlo, è vero, barando, però almeno se magari non ci riesci con la bravura, prima o poi ci riuscirai barando e almeno vedi la fine.
E la curiosità certe volte c'è, dai. Mannaggia, bomba. Ma no, ti metto la bomba e te ne vai. Ci vedete, proprio non gliene frega nulla. Non sono, non ce l'hanno con te. Loro vanno per la loro strada. Quindi riesci anche bene o male un po' a giocare. Quindi vedete, anche senza vite infinite se impari un po', Questa versione per Amstrad non è assolutamente difficile. Eh sì, qua ho sbagliato io. Ah, però mi ha regalato una vita prima, dai, quindi ho l'ultima. Qua posso prendere quella lì, dopo che dimagrisco. C'è l'uomo della lettera, l'uomo bonus, che mi permette di avanzare con lo score lì della parola Guzzler, favorendo il fatto poi di andare a guadagnare dei bonus, però devo completare tutta la parola. Allora, dammi questa benedetta cura dimagrante, andiamo a prendere la chiave. Io mi sento lentissimo a confronto a loro. Mannaggia, qua non è facile, ragazzi. Allora, a parte devo diventare magro. E poi c'è l'ultima chiave per l'ultima parte in alto lì. E l'ultima vita, anche tutto ultimo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Eccolo lì. Seguiamolo a distanza. Mannaggia, qua. Prendiamola, madonna, dai, andiamo qui, mangiamo e ci prendiamo anche questo livello, livello 5, caspita, ne ho fatto passi, adesso sono più veloci, sembra che come passi il tempo ti rallenti un po', ovviamente ci sono tante piccole dinamiche del gioco, no? Che vanno scoperte passo dopo passo, perché poi alla fine non puoi capire in effetti tutte le varianti che hanno messo di giocabilità del personaggio, il fatto che rallenti, no? Allora, vediamo un po', chiave, posso mangiare qua, ora sono grasso, eccolo lì. No, ho sbagliato perché c'è la parte del fuoco. Vabbè, comunque, congratulazioni. È finito, vabbè, ho giocato per 13 minuti e 30 secondi. Quindi mi ha dato la possibilità di durare, ragazzi, Insomma, non è male la cosa. Bene, dai. Vi ho fatto vedere tutte le tre versioni di questo bellissimo gioco che si chiama Guzzler. Approfittate, se non l'avete mai conosciuto, provatelo. Mettete sotto dei commenti, come ha fatto appunto Natale, per chiedere qualcosa oppure per dire anche la vostra sull'eventuale parere di queste tre piattaforme, e poi insomma ci vedremo sicuramente a un prossimo titolo. Io sono un po' imprevedibile, vado sempre a guardare i titoli anche un po' più particolari per poter proprio confrontare sulle varie piattaforme di gioco che diciamo sono appunto mostrate all'interno di questa rubrica. Quindi insomma la voglio un po' curare anche con dei giochi un po' particolari, perché guarda, piattaforme negli anni 80 ce ne sono state tantissime, ognuna aveva le sue particolarità ed è bello questi confronti per vedere lo stesso gioco prodotto da più macchine, quindi da più piattaforme. Ragazzi, un salutone, un bacio a tutti, buonanotte e ci sentiamo presto al prossimo video. Un saluto, ciao 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 ciao.